Ciao a tutti, il 24 gennaio, non più in Piazza Santissimo Apostolo, ma in Piazza del Popolo, faremo un evento dal titolo La Notte dell'Onestà per ribadire l'importanza di mantenere la barra dritta, soprattutto in quelle istituzioni, e dare risalto purtroppo a Mafia Capitale, perché sembra il secolo scorso, ma è successo 40 giorni fa questo scandalo. E sono qui con Dario Fogo, il maestro, è un onore per me. Prima parlavamo del compromesso, di quanto oggi compromettersi con un sistema sia mafia, e tu che ne pensi? Sono più che convinto che il rompere la linea dell'onestà e della chiarezza per poi realizzare situazioni che siano più convincenti e soprattutto più arricchenti, cioè che arricchiscono non soltanto il problema del dialogo, ma quell'altro problema dei vantaggi e soprattutto delle fortune che si ottengono in meglio rompendo una chiarezza di composizione e soprattutto di atteggiamento. E tu sostieni questa iniziativa, il 24 in qualche modo ci sarà, il 24 gennaio, prima abbiamo letto un tuo articolo. Spero di avere un pezzo utile e soprattutto divertente. Sul tema in generale, prima abbiamo letto un tuo articolo uscito sul Fatto, un'allegoria che parte dall'antica Grecia, ma in realtà è estremamente attuale. Per far capire soprattutto che quello che noi si studia normalmente a scuola è tutto fasullo, falso. E quando noi andiamo a prendere veramente i grandi autori, ci accorgiamo che parlano chiaro e soprattutto senza dubbi di essere fraintesi. E hanno il coraggio di rompere le convenzioni. E ancora, immancabilmente, il compromesso non c'è. E quando c'è, è guardato come una tigna che sta rovinando la chiarezza del rapporto fra gli uomini e le donne. Il mondo di mezzo a Roma è una tigna. Sì, appunto. E questo compromesso tra potere criminale e politico è una tigna. Noi parleremo chiaro. Proveremo a farlo perlomeno il 24 e ci vediamo in piazza, a Piazza del Popolo, e comunque ci sarà anche il maestro Dario Fo. Grazie. Va bene, ci vediamo e ci sentiamo.